2 ore circa il tempo che trascorriamo quotidianamente sui nostri social. Questo è il dato del report via Social 2021 di Hootsuite, un dato particolare che arriva alla fine del primo periodo drammatico della pandemia, ma che ci dice una cosa: in questo ultimo anno, complice il lockdown e tutte le restrizioni, abbiamo spostato i nostri interessi, i nostri spazi di comunicazione e di socializzazione, su quei social network che in realtà sono nati un po' di anni fa. Per alcuni è stata una scoperta, tant'è che sono 41 milioni di utenti censiti nel 2021, per altri è stata un'iperconnessione. Parliamo soprattutto dei nostri ragazzi. Cosa succede quando si trascorre così tanto tempo? Quali sono i limiti di utilizzo e in che modo? Soprattutto noi adulti possiamo aiutarli ad un uso più consapevole. Oggi a Digital Italia parleremo di questo, di mal di social. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti che vi presento subito. Sono Melania Petriello, giornalista e autrice televisiva. Benvenuta a Digital Buongiorno, Italia. buongiorno e grazie a voi per l'invito. E Ruggero Parrotto, manager d'azienda e socio IDR. Benvenuto Ruggero a Digital Italia. Grazie Valentina, buongiorno a tutti. Allora, Melania Petriello, il nostro titolo della puntata di oggi ci racconta un male che è realmente figlio della pandemia, cioè davvero è tutta colpa della pandemia. Dicevamo prima dei numeri, 2 ore. Circa il tempo che trascorriamo solo sui social, sono un po' di più, ci dice sempre il report di Hootsuite, se guardiamo all'utilizzo in generale del mondo internet. No, io non credo sia tutta colpa della pandemia, anche perché credo che la pandemia ci abbia lasciato nelle abitudini, forse anche negli usi e nei consumi, una eredità dalla quale imparare. E non credo neanche che l'utilizzo di massa dei social sia figlio della pandemia. Credo però che i mesi di distanza, di allontanamento coatto, di assenza di tutte le occasioni di socialità e di vita comunitaria abbiano accelerato il processo di utilizzo dei social o di avvicinamento ai social da parte di chi ne era a digiuno. Questo che cosa ha comportato? Che per mantenere un livello, come dire, qualitativamente e quantitativamente rispetto agli input e alle proposte che arrivano alto, è necessario che chi esporta informazioni, chi ha il compito di immettere contenuti e contenuti immediati sui social e sulla rete, abbia uno stimolo alla responsabilità, uno stimolo maggiore alla responsabilità. Perché i ragazzi che si formano un'opinione, soprattutto sulla rete, hanno bisogno di strumenti che aiutino al discernimento, hanno bisogno di una bussola per orientarsi nel mondo dei social dove non tutto è informazione e della rete dove non tutto è comunicazione benefica. Quindi è impossibile dirottare, direzionare la comunicazione che avviene sui social e in generale sulla rete, ma è importante fornire, soprattutto ai ragazzi che hanno utilizzato la rete come unico strumento di apprendimento, ovvero con la DAD, fornire loro sempre maggiori e più affinati strumenti di orientamento. E credo che questa sia un passaggio di responsabilità che impone a tutti quelli che fanno il mio lavoro, a chi si occupa di comunicazione, a chi costruisce contenuti di informazione quotidiana, un supplemento di attenzione, perché la rete non dimentica, perché la rete non perdona e perché a volte non concede seconde opportunità. Quindi credo che la pandemia ci abbia insegnato a modulare la nostra comunicazione secondo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, a privilegiare il contenuto rispetto alla forma. Questo si è visto anche nella televisione. Noi incredibilmente, improvvisamente, ci siamo trovati a non avere più a disposizione nulla delle consuetudini sulle quali strutturavamo il nostro lavoro.
le persone non sono più entrate negli studi televisivi, anche la qualità della messa in onda si è necessariamente abbassata perché dovevamo essere tempestivi, quindi immediati, risolutivi e anche improvvisati in alcune cose. Noi oggi abbiamo l'opportunità di aprire più finestre, di collegarci con più posti, di farlo a costi dimezzati, di ampliare lo spettro dei nostri interlocutori, utilizzando una tecnologia sempre più avanzata, ma semplice, fruibile da parte di tutti. Ecco, questo cambiamento improvviso che oggi stiamo metabolizzando deve lasciarci un pensiero ogni giorno in più, perché non è una sottrazione, paradossalmente, per quanto sia tutto più semplificato e veloce, ma è uno stimolo addizionale, una responsabilità addizionale. Responsabilità, diceva Melania Petriello adesso, la responsabilità dei media classici, la responsabilità anche di noi giovani che abbiamo qualche capello argento, seppur mascherato. Ruggero Parrotto, mi vengono in mente però le parole del maestro Fabrizio De André, però le parafassiamo un po' e diciamo, beh, noi continuiamo, noi adulti continuiamo a dare il cattivo esempio, perché proprio di dare buoni consigli in questo momento non riusciamo. I media hanno dovuto impostare delle regole diverse e si sono sentiti chiamati ad una nuova missione. Il resto della società invece come si è comportato anche tra le mura domestiche? Non è facile rispondere, io concordo con l'analisi di Melania, è tutto molto in evoluzione e c'è una complessità a dare ricette, a dare spiegazioni su temi così complessi, così fluidi, no? Però ecco, anch'io trovo corretto la parafrasare di André. Gli adulti non dovrebbero dare consigli, innanzitutto, a mio avviso. Forse quando riescono, buoni esempi, ma in generale di cattivi esempi ne abbiamo molti e ne abbiamo avuti molti. Non tanto e non solo nelle mura domestiche, dove invece, a mio avviso, accadono tante cose belle e normali. I cattivi esempi più insidiosi ci vengono da chi ha responsabilità, perché chi ha responsabilità politiche, istituzionali, manageriali, mediatiche, purtroppo con i social ha un rapporto per molti casi e in tanti esempi è un rapporto strumentale e funzionale all'aumento di popolarità, all'aumento di potere, all'aumento di possibilità di influenzare il giudizio degli altri e non solo dei giovani, soprattutto degli adulti. Quindi io credo che, rimanendo alla domanda come comportarsi con i giovani, innanzitutto mi viene in mente una così un'immagine, anche meno, cioè andrei per sottrazione. Gli adulti devono allenarsi a essere meno prescrittivi, meno noiosi, meno pesanti, meno arroganti, meno presenti. Si può essere presenti con l'esempio, si può essere presenti con la discrezione. Metto sul tavolo un'immagine che spesso a me è capitato di sviluppare in tante esperienze anche formative. Il conto corrente emozionale è un'immagine così singolare, però anche molto efficace. Noi sviluppiamo nei rapporti con gli altri delle relazioni sempre, anche quando siamo in silenzio, anche quando parliamo tanto soprattutto, e queste relazioni accendono un livello e un sistema di fiducia tra noi e il nostro interlocutore. E l'immagine interessante che vi propongo è quella del conto corrente emozionale. Quindi il conto corrente può stare in rosso e può andare invece in attivo. Da cosa dipende? Dal livello di serietà, di coerenza, dalla capacità di chiedere scusa, dalla capacità di stare attenti ai particolari. Ecco, nei confronti dei giovani io credo che gli adulti dovrebbero provare ad avere più fiducia in loro in generale,
ma lo dico in modo ovviamente così, come proiezione. La rete è un dato di fatto, vietare a mio avviso è quasi un boomerang, perché quando una cosa viene vietata si radicalizzano sensazioni, comportamenti. Io aiuterei gli adulti a sviluppare capacità di discernimento, come diceva Melania, ma a cominciare da loro. Cioè, il paradosso è che si possono aiutare i giovani appunto dando il buon esempio, allenandosi ad avere nei rapporti e nelle relazioni un'attenzione maggiore alla qualità, al rispetto delle idee diverse. La diversità nasce tra relazioni, la diversità è ricchezza, la diversità stimola curiosità, colore, sapori, idee. E quindi abbassare i toni, andare per sottrazione, anche meno, e non dare esempi in generale, non dare consigli, dare esempi senza dare consigli. A proposito di regole, Melania Petriello, fino adesso sui social si è un po' agito a briglie sciolte, chiunque ha potuto scrivere, fare, dire, in un mondo che è stato visto come un mondo a parte rispetto a quelle che sono le regole della nostra società. I grandi colossi, ad iniziare dal mondo Facebook e Instagram, ha delle proprie regole, ha un algoritmo che in questi mesi drammatici si è impegnato ad una personale battaglia aziendale contro le fake news. Se guardiamo a Twitter, viene in mente a tutti quello che è successo nel mese di gennaio con il caso Trump. Ma è possibile che siano i social a darsi delle regole da soli? Non è il caso che in questo momento, ecco, di chiamata alla responsabilizzazione, come diceva lei, anche il dibattito politico istituzionale, non ovviamente soltanto nazionale, ma qui si parla di dibattito internazionale o quantomeno europeo, riesca ad alzare l'asticella delle regole e dei limiti in cui bisogna muoversi, o si rischia di sfondare il mondo dei social, mettere delle regole dove non dovrebbero esserci delle regole? Io, a proposito della regolazione dei social, credo, non occupandomi in maniera tecnica di questo, che la bellezza degli algoritmi sta nel fatto che sono perfettibili, quindi l'algoritmo ci ha insegnato che non è infallibile, tant'è vero che spesso ha sbagliato, spesso non ha colto in maniera tempestiva alcuni contenuti da rimuovere in breve tempo, e come sappiamo, e questo ha anche inondato purtroppo pagine di cronaca, un contenuto sbagliato lasciato in rete per un tempo non calcolato produce sulle persone delle conseguenze molto importanti. Questo perché, e l'ho imparato dialogando spesso e intervistando ingegneri informatici, persone che si relazionano con conoscenza, con competenza a questo settore, che la rete non è solo una infrastruttura impercettibile che cammina sulle nostre teste. La rete è fatta di persone, quindi dietro lo schermo ci sono esseri umani che hanno e dovrebbero avere nello schermo, dietro lo schermo, le stesse regole di comportamento che hanno nella vita reale. Forse abbiamo sbagliato a immaginare che la libertà della rete coincidesse con la liberazione totale dai vincoli di rispetto, di non discriminazione, di tutela delle persone in quanto esseri umani. Allora io credo che i social possono e potranno perfezionare sempre più il loro livello d'attenzione, la loro capacità di rimozione dei contenuti sbagliati e anche la volontà di vigilanza, ammesso che la volontà ci sia, con quel confine molto sottile tra regolazione e censura. Ma qui entriamo nell'ambito di un tema talmente ampio che coinvolge anche la politica, e abbiamo parlato per tanti mesi dell'esempio più importante di regolazione come quella che ha colpito Donald Trump dopo l'attacco a Capitol Hill. Quindi esistono degli esempi intorno ai quali fare delle riflessioni importanti che diventano riflessioni politiche, ma la cosa importante è darci delle regole tra utenti. Come
Ugualmente, allo stesso modo, se noi tre ci vediamo a un tavolo e intraprendiamo un percorso, un progetto, un'idea di lavoro o una serata amicale, ci diamo delle regole e siamo chiamati a rispettarle, poche ma semplici, così anche gli utenti che hanno una relazione mediata da uno schermo, sui social, sulla rete, devono darsi delle regole e impegnarsi a rispettarle. Perché ci ricordiamo che dall'altra parte esiste una persona. Ancor più abbiamo la responsabilità di essere disciplinati se ci troviamo di fronte a persone in condizioni di vulnerabilità. E questo cosa vuol dire? L'utente può fare delle scelte molto importanti. Io da giornalista non costruisco e non diffondo contenuti violenti o voyeuristici, ma da utente non li condivido, non li ritwitto, non li riposto, perché conosco quella spirale, perché so che il numero di visualizzazioni di un contenuto è importante per chi lo produce o per chi ne paga la produzione, e quindi io non voglio far parte di un sistema che non condivido. Esistono dei casi nei quali la cronaca o il dovere di informazione ci impongono di mostrare qualcosa che ai fini della notizia è importante, ma ci sono tanti altri casi in cui possiamo dire no, da professionisti se facciamo questo e da utenti. Io mi sono impegnata a fare questo e soprattutto mi sono impegnata con me stessa, con la mia famiglia, con la rete delle mie relazioni personali, a disconnettermi quando necessario. La disconnessione, l'irreperibilità non è un peccato mortale neanche oggi. Abbiamo diritto a farlo perché questo ci pone in una condizione di intelligenza e di sensibilità maggiore quando torniamo sulla rete, ma intorno ci accorgiamo di come il mondo che poi viene immesso nella rete cambia e ci manda continuamente dei messaggi che noi dobbiamo percepire e non essere anestetizzati, non rimanere anestetizzati o abituati in maniera robotica a essere l'ultimo anello della catena. Io non voglio essere sulla rete l'ultimo anello della catena, voglio essere in mezzo come gli altri alla pari e impegnarmi a non fare quello che non vorrei qualcun altro facesse a me. Grazie mille Melania, siamo in addirittura d'arrivo. Ruggero Parrotto, cultura digitale è un termine caro all'associazione IDR, la mission dell'associazione Italian Digital Revolution, che è nata proprio con questo scopo, oltre 5 anni fa. Mai come in questo momento la chiamata alle armi, alla responsabilizzazione diventa importante. Concordo, penso che voi state facendo un lavoro egregio. Le associazioni possono fare molto, possono però fare molto anche gli insegnanti, appunto i genitori, prima si diceva, gli utenti illuminati. I giovani, a mio avviso, usano anche poco e male i social e in generale tutto il digitale. C'è anche un errore di percezione. Le potenzialità che ha il digitale sono molte. Io direi, aiutiamo i ragazzi non tanto a vietare, quanto a dargli strumenti anche più moderni, più interessanti, l'ironia ad esempio, la disconnessione, il gioco, però il gioco serio, cioè prendiamo tutte le persone che sono in rete sul serio, prendiamoci sul serio, però con leggerezza, con serenità, anche con quella sana appunto modalità che ci permette appunto di avere il piacere di incontrare una persona, di scoprire una soluzione, anche capire quanto può essere importante l'uso bello e sano dei social, perché non ce lo possiamo dimenticare, solo grazie ai social ci sono persone che riescono ad essere raggiunte, ci sono fenomeni di repressione anche sociale, ambientale, che senza i social naturalmente non verrebbero a galla. Quindi, come sempre, questi sono degli strumenti belli e maledetti, perché sono anche molto utili e quindi dobbiamo coltivarli e usarli con attenzione. Credo che ci sia uno spazio enorme per fare educazione intelligente ma anche piacevole intorno a questi temi, e complimenti per quello che fate. Grazie mille Ruggero Parrotto, grazie mille Melania Petriello per essere stata con noi, grazie a voi soprattutto per averci seguito, e ricordiamoci che abbiamo tutti nelle nostre mani il potere del click. Grazie, arrivederci.